qui a Oricchio. Non posso parlare forte, mi dovete mandare subito due macchine in largo, punchiere numero due, passo. Attenda, prego. Attenda. Stiamo alla festa da ballo. Ha chiesto due auto? Sì, signore. Allora, Belgio 4 in 2 minuti e Bari 9 in 4. Come? Bari 9 mi ha detto questa a me. Ma chi è che parla? Radio taxi, signore, dica pure. E alla gente piace andare al mare. E alla gente... Signor guardia macchine, va bene qui? Va bene un cazzo, ma non vedi che sei troppo sotto di qua a culona? Scusi, abbia pazienza, ma come si permette? Ma che fa, reagisce? Ma scusi, la chiamata... E mi piace moltissimo. Vede il bello di questo locale, che trattano male tutti i clienti. È qui che sta il divertimento. Buonasera, signora. Ma vaffanculo. Ha sentito che rapporto. Se invece del bidello te danno il mulo, tu magna e sta zitto e vaffanculo. Oh, è questo? E chi è sto stronzonaccio? Permette? Ma dite, Duc. Scusi, posso avere un tavolo per due? Ma da un tavolo a sto merdone, va. Ti accoglio che te lo servo io. Arreggiamo la pipa. Salve, che spirito. Mettere il culo qua. Grazie. Ma nata nel dentro. Non per caso, mettilo da sì. Scusi. Ma dove vai? Io non resisto più. Calma, non mi calmo, non mi calmo. Alla prossima che mi fanno gli spacco una bottiglia in faccia. Calma. Andiamo, caro Franchia. Vuol capirlo sì o no che questo è un locale fatto così? Ma si vedi, si diverta. Faccia come il vero. Signora! Scusi, ma scalzoni. Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piero, sincronizziamo gli orologi. Che ora fare? Le 10:30. 11:15. 10:20. Le 10:15. Le 10:35. Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri. Fermi, fermi. Andiamo. Che divertimento. Che bella serata. E che teriglia cornacchia. Yeah. No, non potete rompere il cazzo via là. Da fermo. Guardi. Signorina, sì? Posso dirle che siamo fatti l'uno per l'altro? Senta, scusi. È entrato adesso un lupi a sti procioni, belle crozzi e capoccioni. E tu che sei un po' fri-fri, e dimmi un po' che c'hai da di. Continui. Continua a suonare. Non sono frocione, non mi chiamo Frifri, sono commissario e ti faccio un culo così. Scusate, continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, sapevo. Con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Non sono ricchione, bravo, vai avanti. Tu sei ricchione. Allora, secondo c'è, Salti in culo alla mignotta, poi danno i piselloni alla mandrilla e poi i fagioli. Qui è la scureggiona, sì. Ce l'hanno sempre, è la loro specialità. Sì, di pulizia, dovrebbe uscire. Va bene. Allora, va bene per questi. Sì, che buoni, i fagioli alla scureggiona. E questi alla mandrilla. Che buoni. Va bene, adesso chiamo il cameriere e gli dico una cosa brutta. Aspetta. Cameriere? Sì? Siete a posto, stronzone? Sì, sì, dico a te, merdaccia. Porta dei fagioli alla scorregione qui per il cesso. Sì, no, sì, cesso. Bella signorina. Va bene, dottore. Dottore, non mi diverto più. Perché? È perché questo locale non è più all'altezza. Simone, cambia espressione. Si vedono andare un meglio che sei un poliziotto. Sorridi. Guarda come ti sei vestito. Non vale lo stronzo. Avevo pochi amici. E lo credo. Avevo degli occhi molto tristi, sa, quando ero piccino. Ragazzi, mi raccomando, guardategli sempre le mani. Non dimenticate che questa è la Belle Romaine, più veloce di un cobra, ma non lo freghiamo. Vuole vedere una mia foto da piccino? Me la faccia vedere, se proprio non può farne a meno. La ringrazio. Ha visto che il locale è ancora all'altezza?